Far maturare la consapevolezza del valore della legalità economica, con particolare riferimento alla prevenzione dell'evasione fiscale, dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione, nonché dell'uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. La Guardia di Finanza di Sulmona e Soccorso Alpino di Roccarasso si mettono in cattedra al liceo Mazzara di Sulmona. L'incontro c'è stato nei giorni scorsi e nasce da un protocollo d'intesa tra il Comando Generale della Finanza e il Ministero dell'Istruzione ed è finalizzato a promuovere nell'ambito dell'insegnamento cittadini e Costituzione, un programma di attività a favore degli studenti della scuola primaria e secondaria. All'iniziativa è abbinato un concorso nazionale al quale ha partecipato il liceo Vico di Sulmona, denominato Insieme per la Legalità, che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani tramite il coinvolgimento delle scuole sul valore civile ed educativo della legalità economica. Tra i vari argomenti è stato affrontato anche un altro tema molto impegnativo, ovvero il senso del dovere, con filmati e interviste ai componenti del Soccorso Alpino della Finanza di Roccaraso, che per primi sono giunti sul luogo del disastro di Rigopiano.